Questo era un pezzo dei Ramones, Rock and Roll High School. Giusto? Giusto, Mavrio? Assolutamente no, no. Comunque, Rock and Roll High School, si dice così. Rock and Roll High School. Rock and Roll High School. Va bene. Va bene, meno male che c'è Mogavero che ci ha portato un bell'ospite direttamente da pianetalecce.it, del quale è direttore. Abbiamo con noi a telefono Francesco Romano. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao Francesco. Ciao, ciao. Allora, che Lecce troveremo domenica? Abbiamo visto ieri, avete fatto parecchie difficoltà a liberarvi del Pontedera. È una partita che probabilmente i toscani meritavano di vincere per le occasioni create, che poi vi ha visto invece trionfare e passare il turno ai calci di rigore. Beh ragazzi, possiamo tranquillamente dire che abbiamo visto un Lecce che faceva piangere, no? Ecco. Perché veramente essere dominati per 120 minuti del Pontedera deve far riflettere, perché è veramente assurdo che insomma una squadra che ha chiuso il girone B di prima divisione al terzo posto con un bel po' di punti di distacco insomma dal Pontedera, no? Che ha chiuso invece all'ottavo posto, inizia insomma a far preoccupare qui l'ambiente giallorosso salentino, perché il Benevento è una signora squadra, quindi veramente credo che in questa settimana Franco Lerga dovrà farsi principalmente lui un bel esame di coscienza, perché la squadra è scesa in campo contro il Pontedera sia mentalmente ma anche fisicamente, perché poi Bellazzini, Lopez, Diniz hanno chiuso con i crampi. Deve fare veramente una bella analisi e valutare insomma e ponderare delle scelte che con il Benevento non dovranno essere sbagliate. Francesco, scusami, dato che tu hai seguito comunque l'esploit del Lecce, sì, che fino all'ultima giornata, si può dire, fino a Pisa, ha cercato addirittura la prima posizione, quasi riuscendoci, credi che quella di ieri sia una debacle dal punto di vista fisico, psicologico? Cioè, forse il Lecce ha tirato un po' troppo la carretta, come si suol dire, e quindi ne ha risentito? Che cosa è successo ieri? È un fatto episodico, secondo te? Io credo che ieri innanzitutto ha influito l'aspetto mentale, nel senso che c'era veramente paura di questa gara secca, e il Pontedera naturalmente non aveva nulla da perdere, quindi la giocata insomma a viso aperto, mentre il Lecce comunque aveva paura, insomma per chi comunque ci tiene sa che comunque era una partita molto ma molto importante, ci teneva a non sbagliare, e a volte quando tu pensi troppo ti possono capitare poi partite di questo genere, dove il Pontedera, ragazzi, chapeau, ha fatto veramente di tutto per segnare, ma ieri ha trovato un Caglioni in versione super, è riuscito il portiere ex Crotone a blindare la porta giallorossa, quindi ripeto, è stata una questione di testa. Poi comunque il primo caldo qui a Lecce veramente negli ultimi 3-4 giorni è scoppiato all'improvviso un clima estivo che molto probabilmente magari avrà influito anche insomma sotto l'aspetto fisico, quindi ripeto, più che altro è stato un aspetto mentale che credo comunque che in settimana, si spera, l'Erba riuscirà insomma a resettare la mente dei suoi giocatori. E come ambiente invece, che tipo di ambiente diciamo, cioè, sta accompagnando le sorti dei salentini in questo momento? No, l'ambiente è totalmente dalla parte della squadra, cioè ragazzi, stiamo parlando comunque di una squadra che ora, al di là del fatto della partita contro il Pontedera, la squadra di Lerda ha fatto un girone di ritorno mostruoso, quindi parliamo di un allenatore che ha preso in mano una squadra che veniva da quattro sconfitte consecutive. Poi vabbè, alla prima di Lerda a Perugia c'è stata la quinta sconfitta consecutiva, quindi ci poteva stare, però parliamo di una squadra che appena arrivato Franco Lerda qui a Lecce si pensava di cercare di agguantare il nono posto, no? Che era il posto utile per entrare nei playoff. Poi sono usciti i valori di una squadra che è composta da giocatori di Serie B, è inutile nasconderci dietro un dito, basta insomma guardare chi c'è in difesa: Martinez, Abruzzese, Walter Lopez, insomma, che ha vinto campionati uruguayani, ha giocato in Premier con il West Ham, ha vinto con il Brescia playoff per andare in Serie A,
A centrocampo ci sono giocatori come Papini, che l'anno scorso ha vinto ai playoff ai danni del Lecce, con il Carpi, Amodio, insomma la squadra c'è, la squadra è costruita per vincere. Poi vabbè, è inutile parlare insomma di Fabrizio Miccoli, che lo conosciamo tutti, certo. E quando in giornata non ce n'è per nessuno, però a volte questo non basta, voi lo sapete insomma meglio di me sicuramente, perché il Benevento ha più esperienza forse in Lega Pro, questo non basta per vincere, quindi a volte un singolo episodio ti può far cambiare la partita e ti può tranquillamente far buttare all'aria tutti gli investimenti o tutte quello sì. Che hai giustamente fatto. Detto tu, il Benevento sono, cioè, è qualche anno che ci prova e insomma non ce ne vorrai, se ci speriamo. No, anche, ma no, anche ragazzi, no, nel senso sì, non sì, prendete sì. La no, ma figurati, senso, voi lo conoscete meglio di noi il campione delle categorie, cioè, è da 18 anni che non si vedeva questa categoria e certo. Già in questi due anni ci si sta, mentre l'anno scorso forse non ci si rendeva conto, già quest'anno c'è la mentalità da Lega Pro a Lecce, no? Certo. Quindi non era un senso insomma no, di no, no, ma figurati, soltanto per farvi capire che magari voi che state da più tempo in Lega Pro sapete cosa vuol dire certo. Giocare in uno dei campionati no, che soprattutto più difficili. L'ambiente di Benevento è abituato anche a cocenti delusioni nei playoff sia di C1 che nella vecchia C2 che presto scomparirà. Leggevo su qualche sito ieri durante anche alcuni live score che insomma c'era sì. C'era un po' di malumore, c'è stato qualche coro insomma un po' non di intimidazione però insomma come per dire beh cioè, malumore sì, malumore diciamo dalla parte come tutti gli stati, no? Dalla sì. Parte diciamo dei settori VIP dove, okay. Dove è facile giudicare, è facile insomma puntare subito il dito, mentre devo dire che il cuore della tifoseria giallorossa, cioè la curva nord, ha cantato dal primo sino all'ultimo minuto, è stato vicino alla squadra senza mai accusare insomma i giocatori di scarso impegno, quindi la curva nord, che diciamo è proprio il cuore insomma della tifoseria giallorossa, è stata vicino alla squadra di Lerda fino all'ultimo rigore calciato poi da Bruzzese, che ha consentito insomma il passaggio del turno. Prevedi... ragazzi, che vi devo dire, che a Lecce c'è paura del Benevento, sì c'è paura del Benevento, ma c'è paura anche della coppia Brini-Melara, ecco. È un po' un incubo, no? Nel senso certo. Che l'anno scorso con il Carpi Brini e Melara hanno fatto uno bello scherzetto a Lecce, sì. Quindi c'è anche insomma questa paura nei confronti sia del tecnico, che lo considero uno dei migliori. Tant'è vero che poi categoria. Lecce Melara se l'era accaparrato in qualche sì, modo, poi sì. L'ha dato via così, insomma, è diventato... Ragazzi, ma Melara io lo ritengo un giocatore di categorie superiori, è un giocatore strutturato fisicamente, ma anche tecnicamente, è veramente pazzesco. A Lecce non ha trovato, insomma, sintonia magari con Lerda, ma... io lo reputo un grandissimo giocatore, è un diesel, nel senso che per la struttura fisica ci vuole un po' di più per vederlo in maniera insomma attiva nel corso della stagione. Voi l'avete preso insomma a gennaio e magari già aveva iniziato a ingranare, poi con Brini, che lo conosce certo. A memoria, si trova certo. Alla perfezione. Che tipo di esodo tra virgolette prevedi dei tifosi leccesi? Insomma, ci saranno in buon numero domenica alle 21 allo stadio Santa Colomba di Benevento? Beh, questo ancora non te lo so dire, perché influisce parecchio anche il discorso della tessera del tifoso, no? Certo. A Lecce c'è proprio, specialmente la tifoseria, gli ultra, la curva nord è proprio contraria insomma a questo tipo di discorso di essere tifoso, quindi diciamo che il clou della tifoseria giallorossa dovrebbe venire a mancare. Sì. Non ti nascondo comunque il fatto che il Lecce è seguito alla grande, quindi essendo anche vicino a Benevento, forse il problema è che li giochi alle 21 e magari parecchi lasceranno stare, no? Certo.
e quindi... Però vabbè, tu lo dicevi, insomma, il Lecce è una squadra, e noi lo sappiamo benissimo, di grande tradizione, ha sicuramente un grandissimo seguito in tutta la provincia, cioè ci sarà sicuramente un buon numero. Sì, però ti ripeto, il discorso della testa del tifoso, cioè se tu mi dici... vedremo concentrati nel settore ospiti parecchi tifosi giallorossi, ti dico già di no, ecco. Perché ti ripeto, la tessera del tifoso ha praticamente, per scelta pure loro, non certo. hanno voluto aderire ad essere il tifoso, quindi come voi ben sapete nel settore ospiti va chi ha la tessera del tifoso. Assolutamente, anche se all'inizio... Il cuore del Lecce non c'ha la tessera del tifoso, quindi o li vedrete sparsi insomma nelle tribune della tifoseria del Benevento, se no vedrete insomma un mucchio, un ciuffo insomma di tifosi che hanno voluto aderire ad essere il tifoso. E speriamo sia una giornata di sport. Noi ti ringraziamo per insomma il tuo intervento molto puntuale. Ci vediamo domenica. Sì, non so io se verrò a Benevento, anche perché poi non so se lo sapete, vabbè, sicuramente lo sapete, ci sarà Rai Sport che sì, sì. Sì. La farà vedere in diretta, molto probabilmente verrà un mio collaboratore a seguire la partita. Io sarò qui a gestire insomma la redazione, me la seguirò da Rai Sport e speriamo insomma che sia una partita innanzitutto bella da vedere agonisticamente parlando, che sia lottata e che insomma tra le tifoserie non ci sia nessun tipo insomma di rancore, di disguido, perché quello che stiamo vedendo ultimamente in Italia, ragazzi, è qualcosa di pazzesco. Sì, effettivamente questo è vero. Vabbè, ma non credo ci sia pericolo, o almeno ce lo auguriamo. Allora, grazie mille a Francesco Romano, buon pomeriggio, ci risentiamo presto, grazie. Ciao ragazzi, ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Questo era Francesco Romano. Noi prima di ascoltare le parole di Giampaolo Imbriani, che ci racconterà un po' della partita in campo per Carmelo del 26 di maggio alle ore 19 all'antistadio Carmelo Imbriani, appunto, qui di Benevento, ci ascoltiamo un altro pezzo dei Twisted Sister. Sono le Twisted Sister o i Twisted? Sono i Twisted Sister. Ah, ok. Anche perché come l'ha detto, Twisted merda, Sister, cioè sì, sembravano infatti, quasi pessimo. Dei capezzoli di qualcuno. Sì, dei capitelli, come si dice a Benevento. Il pezzo è I Wanna Rock. Tell me not to play.
Questo era un pezzo dei Twisted Sister. Twisted sì, Sister. Sì, 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 Twisted sì. Sister. Esatto. Giù Cambridge qua. Certo. Allora. Ci sta. Erano appunto Twisted Sister con I Wanna Rock. Ma tipo gelato al cioccolato non lo possiamo mettere. Dolce un po' salato, però che vinca o che perda, resto a Catanzaro. Va bene. Vado un attimo sulla pagina a volo. Ci scrive Antonello Fonzo. Tutti contenti ieri tranne il telecronista di 8 pagine. È una critica che ho sentito, però onestamente non lo so, non mi sento di dare il crucifiggio a... No, neanche io, anche perché non l'ho sentito. Poi ci scrive anche Luca di nuovo, e qui Mario ti chiedo... Ma noi abbiamo facciamo... un ospite. No, però, ma giusto due secondi, facciamo una petizione contro no a Mario Facco. Che sarà probabilmente la seconda. Mentre lo dico, vi invito anche a ravanarvi gli Zebedei. Sì, sì. Perché lui, Facco Marco Masini, sarà la seconda voce in quel di. Scusa, chi vuoi? Fabrizio Failla. Benevento Lecce. Che di nocera, Fabrizio. Per quanto nocerino, Fabrizio Failla mi sembra meglio. No, a Mario Facco. Eccolo. Beh, Mario Facco comunque è anche un ex. Ma andasse che ci ha fatto retrocedere. Appunto, che cazzo. Parliamo di cose serie, almeno per una volta. Per una volta, torniamo un attimo seri. L'avrete sicuramente capito dalla nostra copertina, dalla nostra immagine copertina di Facebook, che il 26 maggio alle ore 19 c'è la prima edizione della manifestazione In Campo per Carmelo. Infatti noi abbiamo ospite oggi telefonico Giampaolo Imbriani. Ciao Giampaolo. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, fervono i preparativi, no, per il 26 maggio alle ore 19 all'antistadio Carmelo Imbriani, no? Sì, purtroppo in maniera frettolosa, nel senso che siamo arrivati, siamo sotto sotto, ancora non abbiamo definito tantissimo, però vabbè, anche perché solo le adesioni per il momento abbiamo di certo, poi... Vabbè, però insomma il lavoro è molto il lavoro è molto duro, perché abbiamo sentito ci saranno parecchi ospiti importanti per questo evento. Sì, infatti mi ero lanciato in maniera come se stessi organizzando una partita al campetto del mio paese, poi mi sono reso conto che per i nomi che c'era bisogno di tutt'altro, quindi adesso ho chiesto un po' un aiuto in giro. Facciamo qualche nome, Giampaolo. Di nomi io di certo c'ho Palladino, Mirante proprio oggi mi ha detto che forse viene convocato in nazionale, quindi in quel caso non ci sarebbe, comunque per quindi il momento attenzione Giampaolo, ai microfoni di Messa di Lì lancia anche una bella notizia a carattere nazionale. Ma me lo auguro. E poi c'è D'Ambrosio dell'Inter, abbiamo diversi allenatori in seconda, vabbè, tra Fabio Pecchia che era scontato e veniva. Quindi finalmente potrò vedere in campo D'Ambrosio, diciamo. Finalmente, insomma. D'Ambrosio, sì, c'è Pecchia, come dicevo, Salvatore Sullo, il secondo del Torino, Frustalupi, il secondo dell'Inter, del Napoli se ne sta occupando Pecchia e De Nicola, il dottore De Nicola che lo stesso sta facendo con gli artisti di Made in Sud. Per il momento i nomi non so quali sono, di sicuro, a parte Gino Fastidio, gli altri sinceramente è una cosa che si sta vedendo lui, che mi sta dando una mano lui, e poi un sacco di ex compagni di Carmelo, di quelli che hanno giocato a Benevento, di quelli che hanno giocato a Cosenza, Corona del Catanzaro, chi c'è più? Ma sbaglio, avevo sentito dello spettacolo, poi diversi lo stesso tra Peppe Iodice, Simone Schettino, alcuni artisti di Un Posto al Sole, diversi. Ma sbaglio, ho sentito addirittura Gigi D'Alessio, cioè ho sentito... diciamo che quello mi vado bene prima di darlo per certo. Ah ok, vabbè, chiaro. Non sono voci infondate, però fin quando non lo vedo là è lui preferito, anche perché stiamo parlando dell'antistadio, quindi va a finire che se faccio il nome suo lo riempio prima di... Va a finire che ci vogliono 4-5 Santa Colomba invece soltanto quelli per Gigi D'Alessio, e poi invece gli amici e quelli che vanno solo per Carmelo poi non trovano spazio. È chiaro, la manifestazione, cioè in realtà è una partita, no? di calcio, sì, giocato. Sì, praticamente si baserà, ci sarà un incontro prima con l'associazione Fioravanti Pulito, che è l'associazione che ci ha ospitato, che ha pensato di fare un premio Carmelo Imbriani a Roma, al Campidoglio, un mese fa.
che presenterà un libro insieme al dottore De Nicola, al medico sociale del Napoli, sì, che è un libro sul passaporto ematico. Poi c'è un'altra bella storia che l'ha voluto invece un regista che Umberto Rinaldi. Umberto Rinaldi, esatto, che vuole portare nelle scuole di tutta Italia un progetto con un cortometraggio che si chiama Volevo essere in Briani, e racconta veramente una bella storia di due bambini che vengono influenzati appunto da questa figura, da questa, è una, non perché si parla di mio fratello, perché quella figura è mio fratello, però è una bella cosa, e noi siamo super orgogliosi di questa cosa. Insomma, poi, quindi sì, ci sarà una presentazione di tutti e di tutti gli ospiti, e poi finalmente si giocherà. La cosa bella della partita, che come dicevo prima, visto che la sto organizzando come se fosse nel mio paese, la cosa bella è che la sto organizzando appunto io, quindi non potranno mettermi fuori squadra, nel pallone. ecco. E quindi assolutamente stavolta, altro che 10 minuti, altro che mi metto in campo, non è. Ecco, no, fai bene, anche perché ci hai chiesto milioni di volte a noi qui a Maestati Lì di organizzare una partita, non te l'abbiamo organizzata noi. Però io ci ho giocato con Giampaolo, ecco. È colpa di De Longis. No, infatti ci ho dovuto pensare io. Ecco, molto bene. Senti, poi avevo sentito di queste maglie indossate dai calciatori, che in qualche modo poi, cioè, uno se le può pure accaparrare, o no? Allora, ti spiego, chiaramente sottolineiamo il fatto che è tutto gratuito. Sì. Diamo la possibilità a tutti di poter essere al campo quel giorno. Chiaramente nello stesso momento cerchiamo di poter raccogliere fondi da destinare alla mia associazione, che poi come sto facendo fino ad oggi sto cercando di mettere sul sito in maniera trasparente dove vanno a finire e che cosa stiamo facendo. Comunque, certo, abbiamo dei bei progetti da realizzare per mio fratello. E quindi niente, quel giorno pensavamo a una lotteria, però diciamo quelle magliette che vengono indossate saranno almeno 40 magliette, saranno almeno 40 gli ospiti, quindi sono 40 divise di gioco che metteremo a disposizione nella lotteria, quindi vado proprio a far capire che premi ce ne sono e tanti, anche perché tante società tra Serie A, Serie B hanno mandato qualcosa, gadget o maglie, qualcosa da poter mettere in questa lotteria, e quindi da quel ricavato cercare con questa lotteria di racimolare qualcosa da destinare poi all'associazione. In ogni caso, poi sì, ci sono delle magliette invece particolari che sono state mandate da alcuni giocatori, per noi importanti, almeno per me, per la figura di mio fratello, importanti, che hanno fatto una dedica sulle loro magliette, e quelle verranno invece messe all'asta sul sito, credo, anche se è molto, te lo sto dicendo così, anche se non ho bene, sì, le idee chiare, però quella è l'unica fonte, diciamo, dove poter racimolare qualcosa. Esatto. Beh, certo, questo è chiaro. Allora, no, lo ricordiamo ancora una volta. L'importante è capire, sì, che è gratuito e che quindi tutti, mi auguro, possano lunedì 26 maggio all'antistadio Carmelo Imbriani, completamente gratuito l'evento, in campo la prima edizione di In Campo per Carmelo. Ci sarà Giampaolo, ci saranno tutti i suoi meravigliosi ospiti, ci saremo anche noi lì, mangeremo due sementi sugli spalti e guarderemo la partita, ci facciamo la classica birretta delle 19:30. Sì, appello. Sì. Poiché in quella occasione io sto cercando di ricreare quello che è successo un po' durante il periodo della malattia di Carmelo, appunto, dove tutti si sono ritrovati sotto questo striscione, in breve non mollare, mi piacerebbe che ci fossero tante discipline diverse, chiunque possa ritrovarsi appunto sotto questi valori che ha lasciato Carmelo, e quindi anche tifosi avversari in ogni caso mi piacerebbe che si ritrovassero, certo, lì. E quindi l'appello che facevo è soprattutto agli sportivi di qualsiasi disciplina di contattarci a info@imbrianinonmollare.it per dare la loro adesione. A queste squadre daremo la possibilità di stare in campo prima della partita, perché mi piacerebbe un bel colpo d'occhio di tutte queste società di diverse discipline in campo prima della partita.
Molto bene, anche perché noi lo sappiamo, Carmelo non è un'icona semplicemente calcistica, ma è un'icona di tutto lo sport. Allora, grazie mille Giampaolo, noi ci vediamo sicuramente tra due settimane, perché poi alla fine il 26 uno dice, quando è il 26? Due settimane. Lunedì 26 maggio, grazie mille Giampaolo, a presto. Grazie a voi, ciao ragazzi. Ciao Giampaolo. Allora, lo ripetiamo ancora una volta, non mi stanco mai di dirlo, perché sennò poi mi bacchettano pure in chat. Mi bacchettano perché l'altra volta abbiamo cambiato l'immagine di copertina di Mai Stati Lì con la prima edizione di In Campo per Carmelo, 26 maggio ore 19, non mi stanco di dirlo. Non ho scritto sulla copertina, cioè quando sono andato a commentare, che è gratis, è proprio Serena Spatola che tra le persone che sta dando una mano a Giampaolo mi ha bacchettato, ha detto ricorda che è gratis, ora l'ho ricordato. Prima di chiudere dobbiamo dire qualcosa, c'era sì, qualcosa che Nicola Tavarone che salutiamo ci scrive: il tempo è galantuomo, un saluto particolare a Gerardo incontrato sull'autogrill autogrill per Campobasso, durante il cambio dell'acqua l'ho visto ben dotato di voglia di vincere. Ci ha postato la foto di un suo amico salernitano, era il mio vicino di Cessamuro, che beveva che baciava una bottiglia di Strega sfottendoci insomma per le pallette rimediate alla Salernitana era in campionato. Quello a cui mi riferivo prima, ma il campionato è lungo professore. Ed è stato troppo corto per loro. Ieri avete potuto guardare sulla pagina di Mai Stati Lì un po' di foto, un po' di audio, quello che abbiamo sentito prima, insomma abbiamo fatto un po' di live score. Noi vi ringraziamo perché siete stati tantissimi che ci avete seguito, abbiamo fatto un bel tasso di, come dicono quegli esperti di queste cose, molto engagement sulla pagina, come le tizie di prima, come Twisted Sister. Ci hanno seguito in tanti, noi vi ringraziamo tutti perché insomma siamo diventati un mezzo punto di riferimento per gli squattrinati che non possono comprarsi lo streaming. A noi fa piacere perché poi lo facciamo in maniera totalmente gratuita, non c'è niente dietro. Malgrado questo, però, tra le foto che abbiamo pubblicato c'è stato qualche problemino, no Andrea? C'è stato un problemino perché in realtà una foto che hai fatto col tuo catorcio di cellulare che farà schifo, però hai visto le foto. Ce lo siamo trovati una su il Sannio Quotidiano. Bravo, San Giorgio, bravo. Del Sannio Quotidiano, con fonte non citata, però posso dire una cosa, però il Sannio ce l'ha chiesto, diciamo che stava una dimenticanza. No, per mettermi ai livelli di questa gente siete scorretti. No, però posso dire, il Sannio Quotidiano, lo dico ufficialmente, ce l'ha chiesta, il Sannio Quotidiano ce l'ha chiesta e gliel'abbiamo dato. Ormai mi hai messi sul livello di questo, però si è dimenticato. E invece lo stesso ha fatto senza chiedercelo un'altra testata giornalistica online, che è Tutto Benevento. Che ha corredato il suo articolo con la foto. Noi siamo assolutamente magnanimi sulla questione, però prendetevela almeno citata in maniera tale che ci fa anche insomma, cioè non piacere. Facciamo le foto per svilupparle nella nostra camera oscura e guardarcele solo noi, cioè, come si faceva 30 anni fa, ecco. Adesso, sì. Cioè siamo cresciuti, anche perché insomma, abbiamo a stento 30 anni, quindi siamo cresciuti. No, però dico, citate la fonte, che ve ne fotte, cioè una cosa dovete scrivere solo, ma so che vi costa molto scrivere, però scrivere fonte Mai Stati Lì, insomma, niente succede. Questa diciamo era l'ultima tematica sviluppata quest'oggi, giusto? Dai, sono le 15:00. Abbiamo come sempre sforato. Questo è il pezzo con il quale ci piace chiudere, che è il calciatore di Carmelo calciatore Carmelo Imbriani. Da Gerardo Dello Jacopo è tutto, da Mario La Monaca buon pomeriggio, San Giorgio del Sannio buon pomeriggio quotidiano. A tutti buon pomeriggio e no a facco sipario. A 3 anni il suo primo pallone con la scritta Forza Juve. Ora è grande e dribbla da campione. Ha cambiato maglia e adesso gioca col cuore. La gente gli chiede di segnare, è un calciatore. E tuo padre ti applaude anche quando dovrebbe fischiare. Gli sembra quasi di giocare ogni volta che tocchi il pallone, e se devi uscire dal campo gli si gela il sangue nelle vene, ti tira su con le parole, ti vuole bene. Quante volte ripensi agli amici e vorresti lasciare,
uscire la sera con loro senza fretta di tornare, le ragazze non le